condivisione il grande lavoro del professor Bianchini, che proprio nell'ex manicomio fondò nel 1925 la prima società italiana di psicoanalisi. Come vedete dalle immagini, il dibattito è stato animato, al quale hanno preso parte banchieri, imprenditori conosciuti della città. L'idea comunque piace, ha mosso le voglie, come dire, potrebbe essere veramente il regalo di questo Natale. Ma come sarà questa struttura dell'ex manicomio di Porta Melattina?